Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Parliamo di cronaca con una prima notizia da Sortino: esplosione e successivo incendio stanotte in un'abitazione di due piani a Sortino. Una donna è stata estratta viva dalle macerie mentre è stato recuperato privo di vita il corpo di un uomo. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Questa dunque è la drammatica notizia che ci arriva da Sortino. Parliamo ancora di cronaca, ma cambiamo argomento e ci spostiamo virtualmente a Siracusa, dove un uomo custodiva illegalmente in casa armi, droga e anche due volatili di specie protetta. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Belvedere e dello squadrone Liportato Cacciatori di Sicilia hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un noto pregiudicato del luogo che coltivava in casa una piccola piantagione di marijuana. Le cinque piante crescevano in una serra che l'uomo alimentava con elettricità proveniente da un traliccio dell'alta tensione a cui si era allacciato abusivamente, peraltro con elevato pericolo di cortocircuito e incendio. Durante le operazioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un fucile calibro 12 con oltre 100 cartucce detenuto illegalmente. Nell'abitazione sono state anche rinvenute in una voliera due poiane, volatili di specie protetta e pertanto sequestrati e affidati alla LIPU di Siracusa, che ha provveduto al trasferimento degli animali presso il centro di recupero fauna selvatica di Messina. L'arrestato, che al momento non ha inteso collaborare con gli inquirenti circa la provenienza dell'arma, delle munizioni e della droga, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria del capoluogo. Ed ora a Licata, dove i poliziotti del locale commissariato hanno denunciato un giovane per aver sferrato alcuni colpi di coltello, ferendo un coetaneo al culmine di una lite. Ora il giovane deve rispondere dell'ipotesi di tentato omicidio. Il fatto è avvenuto in un condominio di Licata e sono attualmente in corso le indagini per risalire al movente. Adesso invece una notizia che ci arriva da Agrigento, parliamo ancora di cronaca. I carabinieri delle stazioni di Agrigento e Villa Seta hanno arrestato un trentenne e suo padre, di 61 anni, entrambi residenti a Raffadali, con le accuse di violenza o minaccia e resistenza pubblico ufficiale. Il trentenne anche al rifiuto di sottoporsi ad accertamento della guida in stato d'ebbrezza. I due, fermati a un posto di controllo nel quartiere agrigentino di Villa Seta, avrebbero aggredito i carabinieri dopo aver appreso che l'auto sulla quale viaggiavano sarebbe stata sequestrata. Il giovane, infatti, era senza patente e in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta agli alcolici. Il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il genitore è stato portato presso il carcere Pasquale di Lorenzo. E un'altra aggressione è avvenuta invece a Porto Empedocle, dove un 29enne è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane, rientrato a casa ubriaco, avrebbe tentato di aggredire i propri familiari, i quali hanno a quel punto chiamato i carabinieri. Alla vista degli uomini in divisa, però, il ragazzo si sarebbe scagliato anche contro di loro, finendo quindi in manette. Per lui è stata disposta la sottoposizione agli arresti domiciliari. E ancora sangue invece sulle strade siciliane, una tragedia avvenuta a Cefalù, un incidente mortale in contrada Figurella. Un'auto e uno scooter, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Nello schianto ad avere la peggio è stata una donna, Roberta Macaione, 39 anni, che viaggiava insieme al figlio di 7 anni, rimasto illeso. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è morta pochi minuti dopo al pronto soccorso dell'ospedale Giglio. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cefalù, che dovranno accertare le responsabilità. E torniamo invece a occuparci del caso dei due cuginetti travolti da un SUV e uccisi a Vittoria nel 2019, alla luce degli ultimi sviluppi su questa triste vicenda.
va infatti ai domiciliari Rosario Greco. Il vittoriese è condannato per omicidio stradale per l'uccisione dei due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio, morti l'11 luglio del 2019. Greco, già da 3 giorni, ha lasciato il carcere e si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Vittoria. La Cassazione a marzo ha infatti annullato la sentenza d'appello con la quale Greco era stato condannato a 9 anni. Il processo dovrà quindi essere ricelebrato. E ci sono le dichiarazioni del padre del piccolo Alessio, Alessandro D'Antonio. Siamo arrabbiati e delusi, dice, questa è una giustizia ingiusta. Non riusciamo a capire quale motivazione possa aver trovato il giudice per concedere i domiciliari. Non ha visto il filmato dell'investimento, non ha seguito il caso, non sa che sono morti 2 bambini o ci sono altre ragioni. Non sono trascorsi nemmeno 3 anni e già il responsabile va ai domiciliari, prosegue. Mentre noi scontiamo il nostro ergastolo a vita, chi li ha uccisi lascia il carcere. Questo non posso accettarlo. E questo lo Stato e questa la giustizia, siamo molto arrabbiati. Qualche mese fa hanno annullato il processo in Cassazione, che ora dovrà essere rifatto. Ora la notizia della scarcerazione. Lo Stato ci ha deluso per la 3ª volta, dice amareggiato Alessandro D'Antonio, il padre del piccolo Alessio, uno dei 2 cuginetti travolti e uccisi da un sub. E adesso cambiamo argomento, andiamo a vedere i numeri della Covid, i dati del Covid dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, dunque dati che si riferiscono alla giornata di ieri, con i casi Covid in Sicilia che tornano a salire. Ieri sono stati 2.327 quelli registrati a fronte di 13.629 tamponi processati nell'isola, con il tasso di positività salito adesso poco oltre il 17%. E la Sicilia è salita al 3º posto per contagi in Italia, con gli attuali positivi che sono 59.743, mentre i guariti sono 1.840. Si registrano altre 6 vittime, il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia sale così a 10.979. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 537, 6 in meno rispetto alla giornata precedente, mentre in terapia intensiva ci sono 28 persone, 3 in più rispetto al giorno prima. Per quanto riguarda invece i dati a livello provinciale, Palermo è la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 730, poi Catania con 425, Messina con 462 nuovi casi Covid e poi le altre province, Siracusa ad esempio con 296 e le altre province con dati invece decisamente più bassi. Adesso invece parliamo dell'aeroporto di Palermo che fa registrare numeri record e questa è certamente una notizia che ci fa piacere perché vuol dire che gradualmente si sta tornando alla normalità pre-Covid. Il mese di maggio, dicevamo, fa segnare un altro record per l'aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino ed è la prima volta che a maggio il numero dei passeggeri in transito supera il tetto dei 700.000. Ma c'è anche un'altra buona notizia. Nei primi 5 mesi del 2022, infatti, i numeri sono tornati a essere agli stessi livelli del periodo pre-pandemia. Per la precisione, nel mese appena trascorso, i passeggeri sono aumentati del 7,34% rispetto allo stesso mese del 2019. E invece del 2,6% l'incremento del numero di voli da e per lo scalo aereo palermitano, che adesso è tra gli scali che hanno avuto una maggiore crescita percentuale nel numero di voli. Numeri in aumento che incidono sul periodo gennaio-maggio e la sorpresa è il raggiungimento dei livelli di traffico del 2019. Ciò indica che a giugno si prevede il sorpasso sul 2019. E adesso invece parliamo di calcio. Questa sera il Palermo affronterà in trasferta il Padova nell'andata della finale playoff. Alla vigilia del match le parole di mister Baldini: ho le idee chiare, ha dichiarato, e sarà importante trasmettere ai ragazzi che sono degli eroi. In questo periodo non abbiamo gestito la fatica, ma l'abbiamo incrementata. Dobbiamo giocarcela a viso aperto, indipendentemente da quello che può accadere. Convinti che nessuna difficoltà ci potrà mai fermare, nel lavoro c'è la crescita quotidiana dei nostri ragazzi e voglio vivere questa partita come se avessi già vinto,
proprio perché me l'hanno chiesto loro. Dobbiamo essere felici, ha affermato Baldini, di rappresentare una città intera e vogliamo regalare questa gioia a un popolo e ad una fede che ci ha portato fin qui. E ha parlato anche mister Oddo, tecnico della Padova. Stiamo bene, ha dichiarato, e abbiamo lavorato bene, il morale è alto e siamo pronti. Respiriamo l'aria di una città che ha l'entusiasmo alle stelle, dobbiamo provare a sfruttare la scia vincente di queste ultime partite. Bisogna avere grande intelligenza e sfruttare i vari momenti della partita. I ragazzi, dice ancora Oddo, non pensano a quello che è successo l'anno scorso, non credo alla scaramanzia. Credo invece alla realtà e a preparare bene la partita. La fortuna che te la devi portare dalla tua parte, sono estremamente fiducioso, ma bisogna essere convinti e umili allo stesso tempo. Dunque il Padova chiaramente pronto a dare battaglia e si preannuncia una grande partita con il Palermo, lo ripetiamo, che cerca un risultato positivo già nella sfida di andata di questa finale playoff Serie C, poi il ritorno tra 7 giorni al Barbera. Parliamo adesso invece di iniziative in corso di svolgimento, una ad esempio si concluderà proprio stamane, ovvero l'insabbiata di Ispica. Vi mostriamo anche queste splendide immagini dall'ultimo weekend di maggio, la piazza antistante, la cinquecentesca chiesa di Sant'Antonio Abate a Ispica, come vedete è rivestita da uno stupendo tappeto di sabbia variopinta. Si tratta dell'insabbiata, evento ideato, organizzato e creato dai giovani dell'omonima associazione culturale, un gruppo di artisti che si dedica da ben 7 anni alla realizzazione di stupende opere di sabbia, fruibili annualmente dall'ultimo weekend di maggio fino alla prima settimana di giugno. La 7ª edizione dell'insabbiata è stata inaugurata sabato 28 maggio 2022, chiaramente in piazza Sant'Antonio Abate, dicevamo, e sarà fruibile gratuitamente fino a oggi. Dunque chi volesse appunto recarsi a Ispica potrà godere di questo spettacolo che è l'insabbiata. E un altro evento è in programma fino ad oggi, fino alla giornata di oggi, ma in questo caso a Ribera. Si tratta di Terra Mia, Festival dell'Agricoltura e dello Sviluppo Sostenibile, aperto il 2 giugno e appunto durerà fino ad oggi, domenica 5 giugno. La manifestazione ha come obiettivo quello di riportare Ribera a essere un punto di riferimento dell'agricoltura siciliana. E dalla pagina Facebook di Margherita La Rocca Ruvolo, deputata all'ARS e sindaco di Montevago, possiamo ascoltare alcune interviste che riguardano proprio l'evento Terra Mia. Sentiamole. Oggi credo che sia una bella opportunità per il territorio e non solo per Ribera, poter mettere a fruizione intanto un magnifico contesto che è quello della Villa Comunale. È un posto bellissimo dove proprio puoi assaporare la bellezza della natura. La seconda cosa importante è proprio questo contenitore espositivo dove i prodotti tipici vengono messi in evidenza e dove ancora una volta Ribera si afferma come città dove l'agroalimentare ha un posto di rilievo e dove la produzione, che può essere sì degli agrumi, l'arancia di Ribera famosa in tutto il mondo, produzione eccellente anche quest'anno, ma soprattutto dagli ortaggi alla fragolina di Ribera, cioè l'olio è una realtà che va promossa, e quindi un plauso all'amministrazione, un plauso all'assessore Scilla che oggi ha voluto inaugurare questa fiera, e un plauso va fatto anche ai cittadini di Ribera, perché fondamentalmente è una città che vive di agricoltura e quello che oggi stiamo vivendo e percependo lo mette in evidenza. Sono momenti strategici, la Sicilia non può prescindere da questi momenti, l'agroalimentare è la marcia in più che ci può consentire davvero di conquistare mercati internazionali, il brand Sicilia non avrebbe senso senza l'agroalimentare, senza l'agricoltura, ed è davvero un momento straordinario quello di questo pomeriggio. Voglio davvero ringraziare il sindaco Ruvolo, l'onorevole Gallo, per questo momento di sinergia politico-istituzionale tra il comune e la regione, mettendo al centro l'agricoltura siciliana che davvero ci può consentire di fare il salto di qualità a questa regione e assicurare un futuro di benessere e prosperità a tutti i siciliani e soprattutto ai giovani siciliani. Vogliamo ripartire da qua, da questo Festival dell'Agricoltura. Ribera negli anni passati, fino a 25 anni fa, aveva una manifestazione fieristica dedicata all'agricoltura tra le più conosciute non soltanto in Sicilia. Vogliamo rilanciarla all'interno di questo contesto meraviglioso che è la nostra Villa Comunale,
in questo polmone verde nel centro della nostra città, per dare un segnale di ripresa dopo 2 anni di pandemia. L'agricoltura è il settore trainante della nostra economia, noi vogliamo coniugare all'agricoltura anche il turismo, utilizzando e sviluppando quelle che sono, valorizzando le nostre coste, la nostra Secca Grande, Borgo Bonsignore, Piana Grande, la riserva naturale della foce del fiume Platani, il castello di Poggiodiana, la necropoli dell'Anguilla, il geosito della Gola del Lupo. Noi abbiamo bellezze paesaggistiche, prodotti di eccellenza come la nostra arancia DOP, che permetteranno alle nuove generazioni di garantire sviluppo ed economia, crescita sociale e culturale alla nostra città, alla nostra comunità. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma ci ritroviamo più tardi sempre su Sicilia 24. A dopo.